nostra Italia, Italia che ha messo al mare, Italia dimenticata e Italia dimenticata, Italia metà giardino e metà galera, viva l'Italia, Italia tutta intera, viva l'Italia, Italia che lavora, Italia che si dispera, Italia che si muore, Italia metà dovere e metà fortuna, viva l'Italia, Italia sulla luna. Quanto sangue, quanto dolore per arrivare a questa Costituzione. Dietro ogni articolo di questa Costituzione voi dovete vedere quei giovani caduti combattendo, fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento, morti in Russia, morti in Africa, morti per le strade di Milano, per le strade di Torino, che le ha dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa carta. Quindi, quando vi ho detto che questa è una carta morta, no, non è una carta morta, è un testamento di 100.000 morti. Se voi volete andare in pellegrinaggio, nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. Bravo, bravo, bravo. I miei 70 anni. Beh, veramente li ho già compiuti a dicembre, ma ogni occasione è buona per far festa, non credete? Vi parlo di me. Penso che sappiate che io sono molto lunga. Sono fatta di più di 100 articoli. Ma certo che lo sappiamo! Sappiamo anche che i primi 12 si chiamano principi fondamentali. Giusto! Perché sono la base di tutte le regole successive. I primi 12 articoli sono così importanti che dovrò raccontarveli ad uno. Ecco qua il numero 1. Io sono pronto e parlo di democrazia e di lavoro. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Non è sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone, la libertà non è uno spazio libero, libertà e partecipazione. A tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Sì, ma il lavoro? Di quale lavoro si parla? Visto che mio fratello lo cerca tanto ma non riesce a trovarlo. Giusto! Di quale lavoro si parla? Mio papà un lavoro ce l'ha, solo che lo sta perdendo. Come lo sta perdendo? Lui dice che sarà licenziato perché la fabbrica sarà trasferita in un altro paese. Ma non può andarci anche lui? Papà è lontano e poi dovrebbe lasciarli soli. Mio papà è molto arrabbiato e mi ha detto che stanno facendo lo sciopero. È vero. Molte persone rischiano di essere licenziate e per questo scioperano, ma sono sostenuti dalle associazioni sindacali.
che stanno lavorando per evitare che questo accada. Che cosa sono le associazioni sindacali? Sono delle associazioni volontarie che rappresentano le categorie dei lavoratori e partecipano attivamente alla vita delle aziende. Hanno lo scopo di tutelare, cioè di difendere gli interessi dei lavoratori e i loro diritti, e a volte lo fanno anche attuando delle forme di protesta come lo sciopero. Mia zia è stata licenziata, condannata mia cugina ed è andata dai sindacati e la fabbrica ha dovuto riassumerla. Davvero? Ragazzi, molte leggi hanno cercato di migliorare le condizioni delle donne che lavorano, ma ci sono ancora molte cose da fare per raggiungere la parità tra uomini e donne. Mia mamma in fabbrica carica il camion col muletto e una volta si è ribaltato e ha rischiato di morire. Eh sì, purtroppo succedono ancora troppi incidenti sul lavoro. È necessario che tutti rispettino le regole della sicurezza, perché la salute rappresenta un diritto del lavoratore e un interesse di tutta la collettività. Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. La legge non fa differenza per Dario, Arietta e Nicola, per Pablo, Giavare e Vicenza. La legge non guarda le tasche, la legge non ha preferiti, non chiede opinioni e credenze, ci guarda attraverso i vestiti. Purtroppo uguali non siamo, c'è chi ingrassa e chi spesso digiuna. Lo Stato deve aiutare chi ha avuto meno fortuna. Dobbiamo aiutare tutti, lo Stato siamo noi cittadini, e allora davanti alla legge saremo più uguali e vicini. Uguaglianza. Chi l'ha detto che noi siamo uguali? Io quasi bianco, tu quasi nero. A renderci uguali non basta che siamo compagni di banco. Parliamo due lingue diverse, mangiamo diverse minestre, ci affidiamo a cieli diversi, festeggiamo diverse le feste. Però tutti e due abbiamo un cuore, un cervello, due piedi, due mani, sangue rosso che ci rende uguali a miliardi di esseri umani. Noi partigiani siamo ormai rimasti in pochi e vecchi, ma dietro di noi c'è l'Italia sana che lavora, che paga le tasse, che ancora crede a quegli ideali di dignità, di probità, di fraternità che hanno illuminato la nostra vita a partire dalla Resistenza. E allora ne resisteremo ancora con tutte le nostre residue forze e grideremo sempre con la voce dell'anima: viva la Repubblica nata dalla Resistenza, e onore e gloria per tutti coloro che si sono sacrificati e prodigati per essa. Volevo solo ringraziare gli organizzatori, i collaboratori e i partecipanti a questa manifestazione, perché essi con il loro impegno e con la loro presenza hanno contribuito ad irradare il grigiore che circonda la nostra storia, la nostra Costituzione e la nostra Repubblica. Grazie ancora. Ringraziare tantissimo questi ragazzi, sono bellissimi,
Grazie a voi e grazie alle vostre insegnanti. Il valore importante dell'incontro di questa mattina è questo: l'incontro della memoria, nel senso che le generazioni che hanno vissuto questi periodi, noi soprattutto del sindacato pensionati, ma tutti quanti, devono tramandare i valori che sono contenuti dentro la Costituzione. Noi pensionati, ai giovani, lasciamo questo. Dobbiamo vigilare perché le cose belle che stanno scritte in Costituzione rimangano sempre, perché vanno difese se qualcuno si permetterà di attaccarle. Grazie di nuovo a tutti e buona giornata per tutti.